Buongiorno e benvenuti a questa conferenza stampa che celebra o rende nota l'approvazione ieri di un messaggio da 50 milioni da parte del Consiglio di Stato. La sala pullula di ingegneri, anche nuovi, che mi assistono, segno che il Dipartimento cresce e che si fonda evidentemente su un lavoro tecnico molto solido, anche in questo caso, dopo non so se vi sarà distribuito anche copia del messaggio, ma è un messaggio profondamente tecnico, quindi il mio compito è quello di ricondurlo a concetti più fruibili e anche approssimativi. Ho visto ieri che funziona in aula, in Parlamento. In sé questo messaggio è un messaggio positivo, ecco quello che voglio far passare, è un messaggio di buone notizie, che in un periodo in cui non sempre ce ne sono, è senz'altro da salutare con piacere. Ci siamo resi conto, beh, quello lo sappiamo tutti da molti anni, che il rumore ci affligge almeno quanto l'inquinamento atmosferico e quello dell'acqua, anche se il rumore poi non lascia tracce permanenti nell'ambiente, perché si disperde, non è che rovina le piante, rovina le persone, è profondamente afflittivo ed è causa anche di danni importanti alla salute delle persone, goccia a goccia il rumore, quindi è una causa importante di una bassa qualità di vita per chi poi se lo ritrova nella propria abitazione e non ci può sfuggire facilmente. Questa situazione colpisce un numero importante di cittadini, dopo saranno più precisi gli ingegneri, e questo implica dei doveri per l'ente pubblico, lo si è riconosciuto tardi, come tante cose si è sempre ritenuto a rumore ineluttabile, inevitabile, è il progresso, altrimenti viviamo nelle caverne, eccetera. E invece no, non deve essere così, si deve cercare di contrastare questo rumore e la Confederazione, come fa in altri ambiti ambientali, ha stabilito un preciso onere innanzitutto a se stessa di risanare quindi le principali fonti di rumore spettanti alla Confederazione, cioè la ferrovia e l'autostrada, che in Ticino evidentemente è una fonte importante di rumore, con i suoi, nel Mendrisiotto, almeno 70.000 passaggi al giorno, per cui è facile calcolare quanto rumore facciano, e il Cantone è pur sempre proprietario di 1.050 km di strade, e poi i comuni a loro volta, quindi a cascata ogni titolare di fonte di rumore è tenuto a fare il risanamento. E nel 2015 mi sono trovato questa situazione di allarme, nel senso che venivano attribuiti dalla Confederazione dei termini abbastanza stretti per intervenire, a quel momento si parlava del 2018. Allora abbiamo reso prioritario questo tema all'interno del Dipartimento, perché volevamo accedere a sussidi federali per questo lavoro, poi si sono rivelati un po' i sussidi federali si sono rivelati un po' come nel deserto, una fata morgana, un miraggio, perché noi li inseguivamo e questi si allontanavano. Per adesso accederemo a pochi soldi, ma proprio domani andrò a Berna, tra l'altro, a perorare la richiesta di ulteriore denaro. Per questo parliamo di una prima tappa con un credito di 50 milioni che non è esaustivo, è una prima tranche di un investimento complessivo che stimiamo in circa 150 milioni di franchi necessari per risanare non tutti i 1050 km di strada cantonale, perché molti sono su, dove non, nelle strade di montagna, dove non vi è in termini di percorrenza la stessa esigenza, ma per risanare è stato calcolato un terzo, 350 km di strade cantonali. La buona notizia è che abbiamo già iniziato nell'ambito dei normali crediti di manutenzione, quando abbiamo cambiato dell'asfalto, abbiamo messo quello fonoassorbente, ve ne sarete forse accorti a Giubiasco, in certe zone a Bellinzona, oppure nell'entrata verso Locarno in sponda destra. Gli abitanti, i residenti se ne sono accorti subito e hanno mandato dei segnali molto positivi che ci hanno incoraggiato a proseguire in questa direzione. Si stima che l'asfalto possa ridurre di 3 decibel il rumore, 3 decibel di rumore, visto che è una progressione logaritmica, sono una percezione importante, non è come togliere 3 su 100, è molto di più. Non arrivo a dire che dimezza la percezione, quello magari ottimistico, ma è veramente molto sensibile. Quindi ecco, un messaggio di buone notizie, intendiamo nei prossimi anni
investire tutto quanto è necessario per risanare le strade cantonali dal profilo fonico. Non sarà solo asfalto, ci saranno anche metodi più economici, qualche riduzione dei limiti di velocità, senza avere le zone 30 però sulle strade cantonali nell'abitato. C'è anche una disputa giuridica a livello federale sulla fattibilità di questa operazione, però passare da 60 a 50 in certi comparti o da 80 a 60 sarà preso in considerazione come misura di riduzione del rumore per accompagnare l'asfalto fonoassorbente. In taluni casi residui particolari dovremo pagare anche delle finestre fonoassorbenti o che isolano maggiormente dal rumore, solo con estremo pudore, ma credo forse per nulla, poseremo pannelli fonoassorbenti, perché non vogliamo ingabbiare le nostre strade, le nostre città, gli abitati, e quindi credo che siano l'eccezione dell'eccezione, e non procederemo in tal senso. Questo lavoro non viene improvvisato oggi, questa richiesta di credito finalizza un lavoro, come dicevo, iniziato nel 2015, che è passato dalla tappa importante dell'allestimento dei catasti del rumore. Vi ricorderete forse, l'anno scorso abbiamo pubblicato questa a tappe, questa grande fotografia del cantone, dove tra l'altro è accessibile online anche in questo momento, dove ognuno può andare a cliccare la propria abitazione e vedere di che colore è. E se il colore è rosso vuol dire che c'è rumore, ma questo evidentemente il cittadino lo sapeva già. E allora lo scopo, poi sarà spiegato meglio dall'ingegnere, è quello di togliere molto rosso. E evidentemente non si passerà al silenzio assoluto, questo è utopico, ma di rendere molto più accettabile, rientrare comunque nei parametri tecnici stabiliti dalla Confederazione per quello che ne è della sensibilità al rumore, quindi ridare qualità di vita ai cittadini che in questo momento, che in questo momento sono afflitti, alle volte consapevolmente, alle volte inconsapevolmente, ma costantemente sono afflitti dal rumore delle nostre strade. Aggiungo un'unica altra cosa, già per l'occasione, prima di passare la parola ai miei tecnici. Evidentemente l'asfalto è solo una delle componenti, il motore fa rumore, qui si combatte il rumore fatto dall'attrito della macchina con l'asfalto, che avviene attraverso appunto i pneumatici. Quello che possono fare i cittadini, se vogliono fare delle scelte consapevoli, invece di andare dal gommista e dire dammi la gomma che costa meno o prendere la gomma che il gommista propone, se si entra nei siti, magari gli automobilisti più scafati lo fanno, se si entra nei siti, ogni pneumatico è sempre corredato di una specie di etichetta ecologica, un po' come quella dei frigoriferi, degli elettrodomestici, dove si ha riguardo al consumo di benzina generato dal pneumatico. Quindi non tutte le gomme, è stabilito scientificamente che una gomma permette di risparmiare benzina, ma soprattutto non tutte le gomme producono lo stesso rumore di rotolamento, per cui se a parità di categoria di prezzo si avesse l'accortezza di scegliere magari la gomma che genera un decibel in meno di rumore, sarebbe un piccolo contributo, non così piccolo, di cui i primi beneficiari sono gli automobilisti stessi, perché stanno nella macchina in cui questo rumore viene prodotto. Mi fermo qui, do la parola a chi per primo. Prego. Grazie direttore, buongiorno a tutti, anche da parte mia. Il mio intervento breve cercherà di illustrare un attimino cos'è che è stato fatto in questi anni dal lato fonico, quali sono gli studi e quali sono poi i provvedimenti che proponiamo di adottare nei progetti di risanamento fonico che sono stati poi pubblicati l'anno scorso e per i quali poi chiediamo questi crediti. Come detto, già detto dal direttore, nel 2015 il Dipartimento ha ritenuto prioritario il compito del risanamento fonico stradale e ha costituito così un gruppo di lavoro in modo tale da poter già condividere con tutti gli interessati cantonali questo tipo di progetto e quindi procedere il più celermente possibile. L'obiettivo che ci eravamo posti era quello di pubblicare tutti i progetti principali di risanamento entro il 2018. Per fare questo dovevamo, sapendo che c'erano circa 350 km di strade cantonali da risanare,
dovevamo trovare un sistema per accelerare il più possibile l'iter, e quindi abbiamo deciso di operare con risorse interne, in quanto le informazioni e il know-how l'abbiamo. Abbiamo deciso di procedere per agglomerati, poi spiegherò in seguito cosa intendiamo, e di sviluppare poi un sistema informatico apposito atto a far sì che tutti i dati rilevati, e sono di una vastità non indifferente, potessero essere gestiti sia in modo digitale, in modo strutturato, e poi potessero essere accessibili via internet. Come dicevo, per accelerare l'iter, abbiamo proceduto a intervenire per agglomerato. Per cercare di trovare quali erano le priorità di intervento, quindi quali erano le strade maggiormente problematiche da quel punto di vista qui, abbiamo allestito un cosiddetto precatasto. In altre parole, abbiamo, a partire dalle emissioni della strada, abbiamo cercato di simulare con algoritmi riconosciuti a livello federale come si propagasse il rumore su tutto il territorio cantonale, per determinare quali sono le zone maggiormente toccate e quali sono le strade quindi che devono essere trattate prioritariamente. Qui vedete nella slide a destra, abbiamo quindi individuato in tutto 109 sezioni comunali, ex comuni, quindi che oggi giorno sono 72 comuni. Le abbiamo quindi considerato questa come fase prioritaria, quindi le strade passanti toccanti questi comuni le abbiamo trattati come prima priorità. Abbiamo ripartito questi comuni poi in 4 agglomerati: il Mendrisiotto e Basso Ceresio, Bellinzonese e Locarnese, Luganese, Riviera e Valli. Abbiamo poi proceduto a fare tutto il lavoro progressivamente per agglomerato. Nel 2016-2017, come già è stato accennato, abbiamo allestito i catasti del rumore per queste 109 sezioni comunali, che è la base, è un documento base che ci permette poi di allestire quelli che sono i veri e propri progetti di risanamento. Quindi, con questa fotografia acustica che è data dal catasto, noi riusciamo a vedere localmente, edificio per edificio, quali sono le emissioni e quindi determinare dove sono esattamente i punti dove intervenire. In seguito, nel 2017-2018, abbiamo elaborato questi progetti di risanamento, che non sono nient'altro che lo studio di interventi atti a diminuire il rumore, cioè quindi quali potevano essere interventi, considerando tratto per tratto, possibili e sostenibili da attuare per ridurre il rumore, cercando di farli rimanere dentro i limiti imposti dalla legge. Quindi vedete che nel 2018 tutto quello che è verde nella cartina è stato pubblicato come progetto di pubblicazione, progetto di risanamento, per dare la possibilità, è stato messo in consultazione presso i comuni, alle cancellerie comunali, per dare la possibilità agli interessati di fare delle osservazioni che sono adesso al vaglio del Dipartimento. Questi catasti e questi progetti di risanamento fonico sono tutti disponibili alla pagina internet www.ti.ch/rumore e sono consultabili sempre. Ora, per poter procedere in modo celere e unitario anche tutto uniformemente tutto il cantone, il Dipartimento ha dato gli indirizzi per poter procedere, per scegliere gli interventi. E si è orientato in pratica su quello che già la legislazione federale consiglia e predilige, cioè il rumore, i provvedimenti alla fonte, cioè cercare di bloccare già il rumore là dove viene generato, quindi presso la strada. E in questo senso è stato deciso di adottare una pavimentazione fonoassorbente di ultima generazione, che, come già stato detto, ci permette di considerare un beneficio di 3 decibel, che in termini molto più concreti vorrebbe dire dimezzare il traffico sulla strada. Quindi è veramente un intervento percettibile. In certi punti abbiamo poi proposto la riduzione della velocità là dove era ragionevole, là dove era sostenibile, tenendo conto di tutti gli altri interessi.
sono state riduzioni di velocità dagli 80 ai 60, dai 60 ai 50, per lo più si è seguito un po' l'evoluzione di certe località, quindi che si sono espanse nel tempo. Laddove questi provvedimenti non sono sufficienti per far scendere i valori di emissioni presso ogni edificio sotto i cosiddetti valori d'allarme, quindi a determinate condizioni, allora si dovrà provvedere a installare finestre fonoisolanti. Come detto, i ripari fonici all'interno dell'abitato sono difficili da attuare, sia per il loro inserimento paesaggistico, sia perché manca lo spazio, sia perché i diversi accessi pedonali e stradali, trasversali, impediscono di avere una continuità. E quindi per tutti questi motivi non sono stati proposti dei ripari fonici in questa fase prioritaria. Alla fine abbiamo deciso, ed è quello che è stato pubblicato con i progetti nel 2018, di proporre i seguenti provvedimenti: pavimentazione fonoassorbente, riduzione della velocità e le finestre fonoisolanti. Per quanto riguarda la pavimentazione fonoassorbente, tenete presente che sulle nuove 109 sezioni che abbiamo preso in considerazione ci sono circa 500 km di strade che noi abbiamo esaminato. Su circa 216 km di queste strade noi abbiamo previsto di posare l'asfalto fonoassorbente. Abbiamo però già iniziato a fare questi lavori qua, come è già stato detto, in alcuni punti, sfruttando delle sinergie, delle concomitanze con altri progetti stradali, con la conservazione, e abbiamo già attuato 30 km con crediti già a disposizione. Rimarrebbero quindi da qui in avanti circa 187 km da posare, ed è questo il motivo per cui chiediamo ulteriori crediti. Abbiamo su circa 60 tratte proposto la riduzione della velocità, che in realtà di fatto vuol dire semplicemente cambiare la segnaletica verticale, e abbiamo stimato circa 4.600 finestre da sostituire. È un numero abbondanziale, perché questo compito verrà affinato una volta che i progetti saranno approvati, perché le finestre fonoisolanti vengono posate a determinate condizioni, e queste condizioni verranno vagliate una volta che il progetto sarà approvato e ci dovrà andare sul posto, perché ci sono diverse condizioni tra le quali le finestre devono essere sostituite in un locale sensibile al rumore, per esempio, cosa che adesso all'interno non abbiamo ancora appurato. Parlando di edifici e di persone esposte che abbiamo, partendo qua una tabella riassuntiva dei risultati che abbiamo ottenuto, i VLI sono i valori limite di emissione, sono i valori sotto i quali si dovrebbe ipoteticamente, secondo legge, andare. Quindi noi vediamo per esempio che le persone, da 80.000 persone che più o meno abbiamo che superano VLI, passiamo a circa 55.000. Abbiamo in totale esaminato 140.000 edifici, quindi abbiamo il calcolo fonico delle emissioni per 140.000 edifici in tutto il cantone, che comprendono circa 300.000 persone. Riassumendo, si può dire che dal risultato si può dedurre che il 30% della popolazione, dopo il risanamento fonico, non sarà più sottoposta a emissioni superiori ai valori limite di emissione, l'80% non sarà sottoposta più a valori limite, ai valori di allarme, che quindi sono più alti. È interessante sapere che l'85% della popolazione avrà comunque un beneficio percettibile di questi interventi. Vuol dire che sentiranno effettivamente che c'è una riduzione del traffico, del rumore stradale. E con questi interventi noi riusciamo a risanare circa l'80% di tutte le strade cantonali che in teoria necessiterebbero interventi di risanamento fonico. Tutto questo chiaramente costa. Facendo una stima di questi interventi che andiamo ad attuare, pavimentazione, riduzioni, finestre, aggiungendo anche un monitoraggio delle pavimentazioni che occorre per capire un attimino l'evoluzione delle nuove pavimentazioni che noi andiamo a posare, se dal lato efficacia mantengono, abbiamo quindi un totale di 150 milioni di investimento che prevediamo per questi interventi, di questa fase prioritaria.
Il primo passo è quello appunto di richiedere, quello che è stato licenziato ieri dal Consiglio di Stato, un credito di 50 milioni per una parte degli interventi, che inizieranno laddove ci sarà una priorità fonica e laddove anche il manto stradale comunque è in uno stato tale non ottimale e per cui si dovrà, in un certo senso avrebbe dovuto essere cambiato comunque l'asfalto. Ricordo forse una cosa, l'asfalto fonoassorbente si tratta semplicemente di sostituire lo strato d'usura superficiale. È quella la miscela che fa sì che poi noi abbiamo questa attenuazione del rumore. La Confederazione per gli anni 2019-2022 al momento ci mette a disposizione 2,5 milioni che, come prima ha detto il direttore, stiamo cercando di far aumentare in modo tale che già dal prossimo anno possiamo avere a disposizione di più. Sappiamo che a livello federale comunque ci si sta muovendo qualcosa in questo senso e nei prossimi anni comunque sono previsti ulteriori contributi per questo settore. E dal momento che questo è il primo passo, prevediamo di fare ulteriori richieste di credito nel corso della prossima legislatura. Grazie, passo la parola a Jonathan. Allora vi illustro ora gli aspetti esecutivi legati alle pavimentazioni fonoassorbenti. Gli studi e le analisi hanno determinato che il provvedimento di risanamento fonico idoneo per il contesto delle strade cantonali consiste nella posa di uno strato di usura fonoassorbente. Ciò consente una prevenzione delle emissioni foniche alla fonte ed è quindi il provvedimento più efficace. Ecco, si parla tanto spesso di strato di usura fonoassorbente, di cosa si tratta e cosa comporta la sua messa in opera. Di cosa si tratta lo si vede, lo si evince dall'illustrazione. Si tratta praticamente del primo strato del pacchetto stradale e quindi si parla unicamente di uno spessore di 3-5 cm. È lì che bisogna agire con il provvedimento, con queste speciali miscele foniche. La ricerca a livello federale, e sottolineo federale perché è un tema comune a tutta la Svizzera, di questa pavimentazione stradale a carattere fonoassorbente ha avuto inizio nei primi anni del 2000 e seguito di molti sviluppi si è concretizzato attualmente in una regola svizzera, la 640-436, che è in vigore dal 2015. Rispetto a una miscela di riferimento convenzionale, che è illustrato nel grafico qual è la linea orizzontale nera, che è il frutto di migliaia di misurazioni a livello svizzero degli strati di usura attuali, un tappeto stradale viene considerato fonoassorbente quando, al momento della sua posa, riduce di almeno 3 decibel il rumore, quindi una percezione dimezzata del traffico, mentre a fine esercizio, quindi c'è questo lì, si va verso questo asintoto evidenziato in rosso tratteggiato, a fine esercizio, che dovrebbe essere sui 12-15 anni, il rumore ridotto deve essere di almeno un decibel. Con queste caratteristiche foniche la pavimentazione viene considerata fonoassorbente. E ciò viene conseguito dal profilo tecnico operando sia sul tenore dei vuoti della miscela ma anche sulla sua caratterizzazione superficiale, quindi sulla tessitura. Questi due elementi opportunamente combinati permette l'attenuazione alla fonte del rumore prima che si propaghi. In pratica l'onda sonora che viene generata dal rotolamento dei pneumatici e dal motore entra in queste cavità del manto stradale, che può essere un po' visto come una spugna microporosa. Quest'onda viene riflessa più volte e quando rimbalzando esce praticamente perde parte della sua energia e quindi viene percepita in maniera molto più attenuata da chi è prossimo all'impianto stradale. Il grafico, l'illustrazione a sinistra evidenzia un po' questo aspetto tecnico legato al tenore dei vuoti. Le linee blu evidenziano un po' questo aspetto dei vuoti, che permette di ridurre sì l'onda sonora, quindi più vuoti
la miscela bituminosa contiene, più l'effetto fonoassorbente è maggiore. Quindi a destra vedete gli asfalti di tipo denso, come gli AC che sono abitualmente posati, sono sempre stati posati finora, con un tasso di tenore di vuoti del 4-5%. Tutto a destra, nella parte, sempre nella parte blu, si vede che la riduzione sonora aumenta. Si tratta di asfalti porosi, cosiddetti drenanti, con tenore di vuoti al 20%, e poi c'è questa zona intermedia, questi semidensi, tra cui fa parte anche l'SDA, che è l'asfalto fonoassorbente di riferimento per la norma che ho citato prima, che è quello ottimale, perché bisogna considerare, ed è evidenziato dalle righe in rosso, che più l'asfalto è aperto, quindi maggiore è il tenore di vuoti, meno dura, quindi la sua durata esercizio è inferiore. Si tratta quindi di un compromesso tra un'efficacia fonica e una durata di esercizio. Importante anche la tessitura, quindi l'andamento superficiale del profilo della strada, che deve essere favorevole proprio per poter assorbire questo rumore dei pneumatici. Quindi, in considerazione delle priorità di risanamento fonico identificate, nei prossimi anni si dovranno inevitabilmente intensificare i lavori di pavimentazione alle strade cantonali rispetto a quanto normalmente fatto finora. Quindi, se si vuole, entro l'obiettivo temporale auspicato, pavimentare tutti i 180 km che restano, la pavimentazione a scopo fonico da attuarsi nel corso di ogni anno ammonterebbe a 30-40 km. Considerando una lunghezza di un cantiere medio di mezzo chilometro, si può stimare 80 cantieri l'anno. Una parte di questi cantieri saranno attuati con le concomitanze ad altre opere stradali, e quindi si può ragionevolmente presupporre che questi cantieri, maggior cantieri all'anno, monteranno a 65 unità, di cui tre quarti eseguiti di notte, vedremo anche dopo perché, quindi una cinquantina di cantieri all'anno saranno eseguiti di notte. Come detto, la rete stradale da risanare è di 216 km. Dal 2013, da quando abbiamo cominciato a posare miscele SDA, quindi abbiamo cominciato a posare miscele prima che entrasse anche in vigore la regola svizzera, ad oggi abbiamo pavimentato 30 km di strade con questa miscela, lavori attuati spesso in concomitanza con la conservazione stradale, e addirittura abbiamo ampliato i cantieri originali di conservazione proprio per poter ossequiare a tale nuovo compito. In quest'anno sono programmati, 2019, circa 16 cantieri di ulteriori interventi di risanamento fonico, e sempre nel corso di quest'anno si procederà ad appaltare l'esecuzione degli interventi futuri, che per sull'arco dei 5 anni, suddividendo il cantone in 7 settori, e per ciascun settore sono previsti 2-3 appalti, ciò genererà un totale di 15-20 appalti. Visto l'esiguo spessore della miscela SDA, che sono di regola 3 cm, questa è particolarmente sensibile alla variazione di temperatura ed umidità. Le condizioni meteorologiche possono quindi influenzare notevolmente il ritmo di posa di queste pavimentazioni, e quindi bisognerà vedere se effettivamente il ritmo potrà anche essere mantenuto a fronte di questa particolare sensibilità delle pavimentazioni foniche. Come spesso amo citare o definire, la strada cantonale è anche l'autostrada delle infrastrutture sotterranee di servizio. Sono quelle infrastrutture che ci danno agio e comodità, acqua, elettricità, gas, fibra ottica. Quindi qui è fondamentale il coordinamento con i comuni, le diverse aziende private, proprietarie delle infrastrutture sotterranee di servizio, che sono già state informate e coinvolte a partire già dal 2018. Le aziende private hanno più facilità magari nel poter seguire quelle che sono le nostre esigenze di programmazione, perché essendo private possono disporre e allocare meglio i budget annuali. Per contro, i comuni, che soggiacciono alle procedure di legge pubblica come il cantone, è un po' più laborioso l'iter. Generalmente per i comuni ci vogliono dai 2-4 anni per poter poi effettivamente eseguire quanto intendono ristrutturare alle loro infrastrutture. Comunque l'obiettivo
di questo coordinamento è di limitare i conflitti e poter procedere speditamente al risanamento stradale. Questo è l'obiettivo del coordinamento con i comuni e le aziende. E come detto più volte, il Dipartimento intende anche coordinare la posa delle pavimentazioni con gli interventi di conservazione stradale. Quindi, sebbene dal profilo tecnico il provvedimento di risanamento fonico tutto sommato è abbastanza semplice, si tratta di asportare 3-4 cm di pavimentazione e di ripavimentare, bisogna considerare il contesto un po' particolare. Siamo in un contesto urbano da una parte e trafficato, ma direi anche spesso e volentieri molto trafficato, e con una buona estensione della rete strada cantonale che è da risanare. Quindi inevitabili saranno le ripercussioni alla viabilità, considerato il maggior numero di cantieri che si affiancheranno a quelli di conservazione stradale. Si cercherà, come fatto sempre finora, di minimizzare il disturbo al regolare flusso di traffico operando di notte, ma è inevitabile che di conseguenza si creeranno dei disagi e dei disturbi alla popolazione, anche se è bene opportuno dire che questi cantieri di pavimentazioni sono di rapida esecuzione proprio in virtù del fatto che viene asportato solamente lo strato superficiale. Quindi direi il cantiere di risanamento fonico deve essere visto dalla popolazione come un breve disagio, magari non dormirò 2 o 3 notti, però avrò un beneficio duraturo negli anni e quindi mi consentirà di avere una qualità di vita migliore. Ecco. Grazie mille, siamo alle domande, se ce ne sono. Sui sussidi federali, perché mi è parso di capire che voi vi aspettavate molto di più, e dunque cos'è che ha impedito di riceverne di più, o se sono i criteri sono cambiati? No, è la mancanza di soldi. Alla fine, per questo compito, noi confidavamo in una 15ina di milioni, e che sembravano a un certo momento essere stati più o meno promessi. Non ero su bianco, per cui al momento del dunque è saltato fuori che l'Ufficio Federale dell'Ambiente nel suo jackpot aveva 35 o 40 milioni, ma per tutta la Confederazione. E adesso evidentemente questo ha indotto il Cantone a non fare un messaggio unico da 150 milioni, ma di dire noi cominciamo a procedere lo stesso per non fermare i lavori per anni. Ma nel frattempo di bussare con forza alla porta della Confederazione, per cui abbiamo già scritto sia alla conferenza competente in materia di opere pubbliche, pianificazione e ambiente, che si riunisce domani, e è uno dei temi all'ordine del giorno, sarà presente a un certo momento anche la consigliera federale Sommaruga. Confidiamo sicuramente nel fatto che altri cantoni avanzeranno analoghe richieste, perché si trovano in questa situazione, nella sensibilità della nuova consigliera federale a questi temi, nel fatto che la Confederazione i soldi meno male ce li ha, deve solo decidere di dare più importanza a questo compito. Quindi noi ci aspettiamo per il proseguio dei lavori una partecipazione più importante di quella finora data. Non ha niente a che vedere con la qualità del lavoro che è stato fatto in Ticino, questo ci tengo a sottolinearlo, anzi abbiamo invitato, ho parlato due volte col vice direttore dell'Ufficio Federale dell'Ambiente, sono venuti a fare una visita qui in Ticino febbraio, il mese scorso, gli abbiamo fatto vedere a Bellinzona, c'è un tratto di strada per andare verso il mini golf, dove metà strada è stata fatta e metà no, perché finisce a metà, e a metà del rettilineo si sente effettivamente che cambia la percezione. Hanno ritenuto, gli abbiamo fatto una presentazione di tutto il lavoro del catastrofonico, dei programmi, dei progetti che abbiamo già pubblicato, hanno ritenuto di elevato livello il lavoro svolto e si rammaricano di non poter avere maggiore disponibilità finanziaria e cercheranno di procurarsela all'interno della Confederazione. Un dato, non so chi di voi è proprietario di casa e ha messo i pavimenti in casa sua. Con 116 franchi al metro quadrato comprate un buon parquet, o anche magari ce la fate col sasso. Ecco, questa pavimentazione costa 116 franchi al metro quadrato alla fine.
strato di tutto il lavoro che c'è dietro comunque. Sì, no, capito, però il costo unitario è 116 franchi al metro quadrato.